Buongiorno YouTube, oggi è martedì e andiamo a vedere il locale. Per chi non avesse seguito i primi due episodi di questo progetto, può cliccare due link in descrizione qui sotto e vedere il primo e il secondo episodio. Questo progetto incontra tre realtà differenti tra loro, ma che si occupano dello stesso settore automotive. Officina del pilota, Empower e Car Care. Officina del pilota sono io, Matteo, ristrutturo auto, d'epoca e auto sportive. Empower, Luca, ha un sito con oltre 70.000 prodotti a catalogo che riguardano tuning estetico e meccanico. Oltre a questo importa auto da tutto il mondo, in particolare dal Giappone. Car Care, Andrea di Car Care, si occupa della cura dell'auto. Anche lui ha un sito molto fornito per i prodotti appunto della cura dell'auto. Lui ha anche uno studio di detailing molto valido. Grazie. Quindi se sei interessato, supportaci su questo canale. Guarda il video, condividilo, metti like, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato e clicca anche la campanellina in modo che tu possa essere informato ogni volta che esce un nuovo video. Sono arrivato davanti al capannone e che cosa ti trovo di fronte al capannone? Ti trovo Park Hotel Roma Cassia. E mi viene in mente una cosa subito, così all'istante. Oltre che dal nord, dal sud Italia, puoi venire anche dall'estero, perché noi ti prenotiamo una camera qui al Park Hotel, ti facciamo stare comodo a tuo agio, e la mattina ti svegli, bevi un bel caffè, mangi un cornettino, esci dal Park Hotel, vieni direttamente a, credo, 20 passi, nel nostro showroom, laboratorio, officina del pilota più Empower più Car Care. È un po' decrepito, eh? Ho risistemato un po'. Vieni a trovarci, ti siedi, sfogli una bella rivista, Top Gear, Young Timer, che ne so, anche Laborare volendo. Se fosse scritto un po' meglio, vabbè, scherzo. E guardi che cosa sta succedendo alla tua macchina, che cosa stiamo facendo. La lavorazione, la pulizia degli interni, il detailing, la lucidatura, la ristrutturazione, la verniciatura. Quello che ti pare, dipende da che cosa vuoi fare qui dentro con noi. Ti diamo poi una bella macchina in affitto, che può essere, che ne so, una Subaru Impreza, una Supra, un 350Z, e te ne vai bello bello lindo lindo tutto il giorno in giro per Roma a fare ciò che ti piace di più, per poi tornare in hotel. Torni in hotel dopo cena, ovviamente dopo una bella serata, e vai a dormire. La mattina dopo ti svegli e torni di nuovo da noi. Quando la tua macchina è pronta e ti sei fatto una bella vacanza di una settimana, per esempio, prendi la tua macchina completamente ristrutturata, fiammante, luccicante, e te ne torni nella tua città d'Italia o anche all'estero. Ci vorrà un po'. Per cui rimanete connessi, condividete il video, supportateci, se vi piace mettete like, iscriviti a questo canale, clicca la campanellina per rimanere sempre aggiornato e nei commenti dacci qualche consiglio, se ti viene in mente qualcosa non esitare, sarò sempre io a rispondere. Adesso capiamo intanto se si trova un accordo per l'affitto, eccetera eccetera. Nel frattempo però noi comunque stiamo lavorando, l'attività di Andrea è aperta, quella di Luca anche, io ristrutturo auto comunque sempre zona Roma Nord, ma in tre sedi separate, quindi non temere, noi ci siamo sempre comunque. Anche se questo progetto non dovesse andare in porto, noi siamo sempre qui. La cosa più bella, questo plus che vogliamo dare, è quello di unire queste tre cose in un'unica sede. Bella macchinetta. È questo? Come stai? Bene, bene. Bene, grazie. Sì?
vedere di qua. Dunque YouTube, il locale ci è piaciuto, si respira tranquillità intorno, all'interno del cancello ci sono 24 posti auto, che non è poco, e subito fuori al cancello c'è un piazzale grandissimo. Chiunque decida di venire lì troverà sicuramente parcheggio. Il problema principale però è che il locale è piccolo, troppo piccolo per quello che abbiamo in mente. Quindi rimarremo comunque in contatto, in stand by con l'agenzia, nel frattempo andiamo a vedere un altro locale. Grazie a questi video, grazie a voi, ci sono arrivate ulteriori segnalazioni in posta privata che ci comunicano l'esistenza di altri locali che possono fare a casa nostro, che sono più grandi di questo qui. Il giovedì prossimo pubblicherò un altro episodio del progetto dove vi farò vedere il secondo locale. Nel frattempo, per chi fosse rimasto un po' appeso come me con gli episodi della Smart, non temete, perché devo realizzare l'ultimo episodio, quindi dovrò riassemblare la Smart, dare una bella lucidata e farvela vedere più. Rimanete connessi, ci vediamo prestissimo per l'ultimo episodio della Smart e per continuare a vedere cosa succede in questo progetto. Ma soprattutto rimanete connessi perché voglio fare insieme a Luca un video sulla Subaru, un video di impressioni di guida, test drive della mia Subaru Impreza STI del 2002, il mostro sputa fuoco. Ciao ragazzi!